Bene, continuiamo anche oggi l'esplorazione della dinamica relativistica. Abbiamo visto la volta scorsa come l'invarianza della velocità della luce ha effetto dove eravamo arrivati, scusate un secondo, ecco, sulla quantità di moto. Per poter mantenere anche in ambito relativistico, che significa ambito relativistico? Significa quando le velocità degli oggetti sono confrontabili con quelle della luce. In quel caso, ok, parlo di regime o ambito relativistico. Quando le velocità sono molto piccole, abbiamo visto che funziona la dinamica di Newton e di Galileo. Okay? Per mantenere, ripeto, la legge di conservazione della quantità di moto, o ancora meglio, la relazione tra la forza e la quantità di moto anche in ambito relativistico, è necessario introdurre una nuova definizione di quantità di moto che fa appello a quella che abbiamo chiamato la massa relativistica, cioè il fatto che la massa non è più un invariante. Ricordate quando abbiamo visto le trasformazioni di Galilei, c'era una parte come si trasformano le coordinate, c'era anche il fatto che il tempo era invariante e la massa era invariante. Entrambe le ipotesi galileiane cadono in ambito relativistico. Né il tempo né la massa sono invarianti. La massa di un oggetto, la massa nel senso che dell'inerzia, cioè la difficoltà ad accelerare un corpo, dipende dalla sua velocità. Più il corpo è veloce, più è difficile cambiare la sua velocità. Mentre dal punto di vista della meccanica classica, che un corpo sia fermo o che viaggi a velocità altissime, la massa è la stessa. Questo non è più vero. E in questo contesto, cioè definendo la massa in questo modo e di conseguenza la quantità di moto come il prodotto tra la massa relativistica e la velocità, in senso vettoriale, la natura vettoriale, la quantità di moto rimane, allora rimane applicabile, cioè o se, collisioni o urti visti in sistemi di riferimento diversi, mantengono valida la legge di conservazione della quantità di moto, cioè collisioni che avvengono sotto questa condizione, forza esterna e con risultante nulla, hanno la quantità di moto totale identica tra prima e dopo l'urto. Questa è una legge fondamentale. Sono state scoperte, anzi previste, predette l'esistenza di particelle elementari usando questa legge. Quindi è una legge molto profonda. Ok, questo è possibile verificare sperimentalmente, è già stato fatto anche prima addirittura della relatività con la misura di SUM da parte di particelle veloci, la radiazione beta, quella che viene emessa in alcuni casi di decadimento, sono elettroni relativistici 0,8-0,9 volte la velocità della luce. Ecco, in quel caso il rapporto SUM, visto che la massa M aumenta, diventava più piccolo. Ok? Per cui è possibile misurare sperimentalmente la natura relativistica della massa e come vedete è verificata con un ottimo livello di confidenza. E anche la quantità di moto di sua conseguenza. Oggi esploreremo un po' più in dettaglio altre conseguenze relativamente alla forza e relativamente all'energia in ambito relativistico. Una prima considerazione è il fatto che se io applico il vero secondo principio della dinamica, quello che Newton ha espresso, il secondo principio della dinamica newtoniana, già contenuto nei Principia 1687, è la forza che agisce un oggetto è data da quanto rapidamente cambia la sua quantità di moto. Newton non ha mai detto che F uguale a m per a. Ma in ambito relativistico la massa non è più un invariante, quindi non posso più portarla fuori dal segno di derivazione. Perché la velocità dipende dalla massa, cioè la massa dipende dalla velocità. Di conseguenza ho due termini, devo derivare V e ottengo l'accelerazione, questo dV su dt è l'accelerazione, ma ho un termine che è legato a quanto rapidamente la massa cambia col tempo se cambia la velocità. E questo termine è parallelo alla velocità, quindi la forza ha due componenti, una parallela alla velocità e una parallela all'accelerazione. Capite che ovviamente risolvere l'equazione del moto in questo caso, nel caso relativistico, diventa un po' più complicato, è un po' più difficile.
uno dei casi semplici sono i due casi estremi. Il caso, per esempio, in cui una particella carica si muove sotto l'azione di un campo magnetico, perché? Perché in quel caso il campo magnetico abbiamo già visto a suo tempo che cambia non l'intensità della velocità, i metri al secondo rimangono sempre quelli, ma cambia solo la direzione. È la forza magnetica o forza di Lorentz è una forza di natura centripeta, che porta la particella a fare traiettorie circolari o elicoidali, senza alterarne l'intensità, ma cambia solo la velocità. In quel caso, siccome la massa dipende solo dall'intensità della velocità, non dalla sua direzione, questo secondo termine diventa zero. Quello è un caso particolarmente semplice. Quindi il caso in cui questa forza è una forza centripeta, tipicamente il caso magnetico, oppure il caso in cui forza è, cioè ho particelle che si muovono in una sola direzione. In quel caso necessariamente tutto si svolge in un'unica direzione, quindi non ho problemi di allineamento tra forza, accelerazione e velocità. Ok? Se non fosse così, cioè torniamo un attimo indietro, ecco. Qui quando è stato misurato E su M, da parte di diciamo, la versione relativistica dell'esperimento di Thomson, avrebbero trovato non un particolare valore, ma un'infinità di valori. Invece, siccome hanno misurato E su M utilizzando il campo magnetico non altera il valore della velocità, ma solo la sua direzione. Quindi, tra virgolette, hanno trovato un risultato semplice, anche se inaspettato. Okay? Se invece avesse avuto una forza che agisce sia parallelamente all'accelerazione sia parallelamente alla velocità, avete trovato valori di tipo molto diverso. Okay? Questo è il caso della misura di E su M. Ma andiamo avanti. Abbiamo visto la forza, torneremo sulla forza. Occupiamoci adesso dell'energia. Anche qui entra in gioco uno dei principali concetti della meccanica classica. Il concetto chiave per comprendere il moto dei corpi e quindi tutto quello che succede. Einstein diceva: in natura non succede niente senza che qualcosa si muova. Quindi capire perché un oggetto si muove in un certo modo è fondamentale. E il meccanismo, la chiave per comprendere questo, l'aveva già capito Newton, sono le forze o interazioni. Quali sono gli effetti di una forza? Beh, il primo effetto di una forza è accelerare i corpi, o meglio ancora, cambiare la quantità di moto. Il secondo effetto è cambiare l'energia. Il concetto ponte tra forza e energia è il lavoro. Se ho una forza che agisce su un corpo in moto, questa forza si dice che applica o svolge il lavoro su quell'oggetto. In generale, se andate a ripescare il libro di fisica del terzo anno, trovate la frase il lavoro svolto dalla forza è uguale al prodotto scalare di forza per spostamento. È corretto, ma è corretto solo se la forza è costante. Se la forza non cambia durante lo spostamento. In generale non è così. Allora, cosa si fa? Si generalizza questa definizione, vedete qua sopra c'è il disegno della forza che fa un certo angolo con lo spostamento, ma durante il percorso la forza può cambiare. Allora, quale forza uso? Non lo so. Allora, si usa una riformulazione della definizione di lavoro differenziale, cioè per tratti infinitesimi, cioè infinitamente piccoli. Se il nostro spostamento, chiamiamolo dx per semplicità, è un infinitesimo, cioè è sufficientemente piccolo, allora posso immaginare che la forza durante lo spostamento infinitesimo non cambi molto. E quindi definisco il lavoro infinitesimo dL come il prodotto scalare tra il vettore forza e il vettore spostamento infinitesimo. Ok? Poi, se mi interessa sapere qual è il lavoro complessivo che la forza fa per andare da un punto a un altro, devo sommare tutti questi lavori infinitesimi, non c'è altro da fare. E sommare infiniti termini infinitesimi è un compito che svolge una funzione matematica, un operatore, meglio matematico, che si chiama integrazione. Quindi se sommo tutti questi delta dL,
ottengo l'integrale definito dalla posizione di partenza, x iniziale, a quella finale, xf, del prodotto scalare f di x. O se sono nella sua direzione, il prodotto f tra d e di x. Con f che sarà in generale una funzione della posizione. Ok? Questa definizione di lavoro mi permette di dimostrare una cosa molto importante, che indipendente, attenzione, indipendentemente da quale forza, indipendentemente da come la forza agisce o è fatta, può essere molto semplice, può essere molto complicata, posso sempre, sempre esprimere il lavoro come la variazione dell'energia cinetica. Cioè esiste una grandezza che chiama energia cinetica e il lavoro svolto dalla forza su un oggetto, lo calcoliamo con l'integrale di prima, comunque il risultato è sempre esprimibile come energia cinetica finale meno quella iniziale. Questo vale, ripeto, per qualsiasi forza. E quindi ce lo teniamo anche in ambito relativistico. Perché non dovrebbe valere anche in ambito relativistico. Se poi l'oggetto parte da fermo, la sua energia cinetica iniziale è nulla. Quindi, se l'oggetto inizialmente è fermo, il lavoro svolto dalla forza vale l'energia cinetica finale. Quello che cambierà non sarà tanto questa espressione, ma come è fatta l'energia cinetica relativistica. Quello sì, probabilmente cambierà. È cambiata la quantità di moto, è cambiata la massa. Cambierà anche l'energia cinetica. Vediamo com'è. Ritorniamo alla definizione, utilizziamo la definizione data di forza. La forza è la rapidità temporale con cui cambia la quantità di moto totale. La quantità di moto è massa relativistica m0 gamma per v. Quindi il lavoro svolto dalla forza F nel corso dello spostamento è l'integrale di questa derivata. M0, M0 massa a riposo, gamma V per V del differenziale di x dello spostamento. Ok? Qui, ahimè, bisogna fare un po' di calcoli. Esiste una via, tra virgolette, approssimata per farlo, ma secondo me è bene che vediate quella corretta, anche perché avete gli strumenti per poterla vedere de decentemente. Ok? Quindi, se torniamo indietro, ok? La variabile di x, che rappresenta uno spostamento, può essere sostituita con v di t, v la velocità, dato che la velocità è la rapidità con cui cambia lo spostamento. Quindi faccio un cambio di variabile. Esprimo il lavoro in termini non di posizione, ma di tempo. Quindi al posto d di x sostituisco v di t. D'accordo? Dopodiché, quindi mi ritrovo sostituendo, ho un v fuori, quindi v per la derivata di v diviso la radice quadrata di 1 meno v quadro su g quadro, il fattore gamma, mentre m0 posso portarlo fuori perché quello sì che è costante. La massa a riposo non cambia. E integro nel tempo, cioè dall'istante iniziale in cui comincia a agire la forza a quello finale in cui la forza smette di agire. Questo integrale è opportuno farlo per parti, visto che contiene una parte non derivata e una parte che è derivata. La naturale tecnica di integrazione è quella per parti che presumo conosciate. Perfetto. Quindi la parte differenziale è questa e quindi ho il prodotto tra la parte non derivata per la primitiva di questa parte che è identica a quella, basta che va a fare v per v che fa v4 diviso la radice quadrata di 1 meno v4 su g quadro, poi meno la parte che prima avevo derivato adesso così come sta, per la derivata di v. Ma dv su dt per dt fa dv. Il differenziale della velocità è uguale all'accelerazione per l'infinitesimo del tempo. E quindi tutto si riduce a calcolare qual è la primitiva di questa funzione. D'accordo? Ditemi se posso andare avanti. Comunque avrete poi il PDF con tutti i calcoli. È tutto chiaro? Quindi, morale della favola, calcoliamo il lavoro come l'integrale definito della forza per lo spostamento,
cambiamo la variabile in termini di tempo e usiamo l'integrazione per parti. La primitiva di quella funzione viene dal fatto che se io faccio anche qui un cambio di variabile, quello che c'è sotto al radice lo differenzio, ottengo meno 2b su c quadro in dv. Ok, quindi posso usare la primitiva di una funzione alla meno un mezzo e quindi ottengo che la primitiva di questa funzione, introducendo 1 meno b quadro su c quadro come variabile ausiliaria, pardon, non è altro che meno c quadro per la radice di 1 meno b su c tutta la seconda. Questo è abbastanza semplice da vedere. Ok? Ditemi se questo vi lascia dei dubbi. Detto questo, torno al nostro definizione di lavoro e quindi il lavoro che sarà uguale all'energia cinetica finale, se parte da fermo, ripeto, sarà m0 per l'integrale definito dall'istante iniziale a quello finale, dv per la derivata di gamma volte v in dt. E quindi abbiamo visto che la primitiva di questo è esprimibile come m0 v quadro su 1 meno v quadro su c quadro e m0 per la primitiva di quella funzione che abbiamo visto prima, meno c alla seconda radice di 1 meno v quadro su c quadro, tra 0 e v. Attenzione qui, se v è 0, questo non è 0, attenzione, perché rimane questo 1. Di conseguenza sostituisco la parte finale. Questa primitiva calcolata in V, calcolata in 0, ne faccio la differenza, e mi rimane la parte iniziale che era m0 v quadro su radice di 1 meno v quadro su c quadro, più mc, m0 c alla seconda, per l'inverso del fattore gamma, meno m0 c quadro. Questi due termini si possono sommare, ok? La radice quadrata per la radice va via la radice, mi rimane quindi tenendo conto di questo fattore c quadro, viene c quadro per 1 meno v alla seconda su c alla seconda rimane v alla seconda, i 2 v alla seconda vanno via e infine ottengo la famosa relazione che esprime l'equivalenza tra massa ed energia, cioè l'energia cinetica vale la differenza tra m0 c quadro fratto gamma, per gamma meno m0 c quadro, dove questa parte, cioè gamma volte mc quadro, è definita come l'energia totale relativistica. L'energia che un oggetto possiede per virtù che esiste, cioè ha massa e si muove. Mentre poi c'è anche questa parte, dietro il meno, m0c alla seconda, è l'energia a riposo, cioè l'energia che è immagazzinata nella massa dell'oggetto. Se qui sostituiamo a gamma m0 dv, abbiamo E uguale a mc alla seconda. E questa è una cosa assolutamente notevole, totalmente inaspettata rispetto alla fisica classica. In ambito classico c'è una fortissima distinzione tra ciò che è massa e ciò che è energia. Qui non c'è più. Un oggetto per il solo fatto di avere massa ha energia e viceversa. È come in termodinamica che ne so la differenza tra la calorie e i joule. Calorie e joule misurano una quantità di energia. Sono solamente modi diversi di dire la stessa cosa. Qui sono le due grandezze sono collegate da C quadro, che è una costante universale. Quindi massa e energia sono equivalenti. Massa significa energia, energia significa massa. E per l'energia cinetica si intende la differenza tra le due, l'energia relativistica, cioè totale di un corpo in moto, che è gamma m0 c quadro, meno quella che il corpo possiede quando è fermo. E a questo, ripeto, siamo arrivati semplicemente utilizzando il teorema dell'energia cinetica, cioè l'energia cinetica finale meno quella iniziale. Come effetto di qualsiasi forza è il lavoro svolto dalla forza sull'oggetto mentre questo si sposta o si muove. L'effetto della forza è quello di cambiare l'energia cinetica di un corpo tramite il lavoro. E questo conduce al fatto che
Esiste una forma di energia che si chiama energia totale relativistica, che è legata al corpo movimento, ma ce n'è anche una che è legata alla sola massa a riposo. Per il solo fatto che un oggetto esiste a massa, lì è come se fosse un condensato, un deposito di energia. Ok? Vediamo cosa succede nel caso appunto di velocità piccole, come abbiamo visto anche negli altri contesti. Esiste un'utile approssimazione che è questa. Se ho una grandezza molto piccola, chiamiamola x, che in valore assoluto è molto più piccola di 1, allora la potenza di 1 più x alla n è approssimabile come 1 più nx. Non so se avete fatto gli sviluppi in serie in analisi, ma questo è un semplice sviluppo in serie. Ok? Comunque vale questa approssimazione. Quando x è molto piccolo, 1 più x elevato alla n è approssimabile come 1 più n l'esponente per x. Questo posso applicarlo al nostro gamma, per esempio, se v è molto piccolo. Se v su c è molto piccolo, quindi se v è più piccolo rispetto alla velocità della luce, quindi siamo in regime non relativistico, allora il fattore gamma posso pensarlo come, questo passaggio è esatto, attenzione, come radicando 1 meno v quadro su c quadro elevato alla meno un mezzo. Se confrontate le due espressioni ho che n è meno un mezzo e x è meno v quadro su c quadro, che in valore assoluto è sicuramente più piccolo di 1 se vale questa ipotesi. Di conseguenza questo posso scriverlo come 1 meno un mezzo v quadro su c quadro. Okay? Se applico questo alla nostra energia cinetica relativistica, questa parte di gamma, posso scriverla come 1 più un mezzo b alla seconda meno c alla seconda, vi ricordate che abbiamo due meno, un meno fuori la parentesi, un meno dentro, meno 1 che viene da meno e mezzo c quadro, i due 1 vanno via e rimane un mezzo mb alla seconda, cioè ritrovo la definizione classica di energia cinetica. Quindi anche in questo caso la definizione relativistica include quella della meccanica classica nel limite non relativistico. Quindi è una generalizzazione del concetto di energia cinetica. Ok, questo è un punto importante. Tutto chiaro? Speriamo di sì. Domanda. Ma se abbiamo visto che il lavoro svolto da una forza ha l'effetto di cambiare l'energia cinetica e quindi di accelerarlo e quindi di cambiarne la velocità. Ma quanta energia dovrei spendere per portare, per esempio, un elettrone da velocità 0 alla velocità della luce? Posso farlo? Beh, calcoliamo utilizzando la relazione che abbiamo appena visto. Quindi il lavoro che dovrei spendere per portare un oggetto di massa m0, un elettrone di massa non importa quanto piccola, da fermo alla velocità della luce, è il limite quando v tende a c, qui c'è un limite in realtà a sinistra per valori di c approssimati per difetto, dell'espressione dell'energia cinetica che è m0 c quadro su radice di 1 meno v quadro su c quadro meno m0 c quadro. Se v tende a c, questo termine tende a 1. Il denominatore tende a 0, questa espressione diverge. Ergo, non mi basta l'energia contenuta nell'intero universo per accelerare un singolo elettrone da 0 alla velocità della luce. Detto in altri termini, non si può fare. E questo è un fatto generale, non dipende dal fatto che vi ho parlato dell'elettrone per semplicità. Ma quindi qualsiasi oggetto che sia dotato di massa a riposo, qui la divergenza è legata al fatto che m0 è diverso da 0, non potrà mai raggiungere la velocità della luce, neanche se avesse a disposizione l'energia contenuta nell'intero universo, ripeto, perché anche quella non è infinita. Quindi qualsiasi oggetto sia dotato di massa a riposo, per sua stessa natura, non può viaggiare alla velocità della luce. Quindi c è un limite invalicabile, è una frontiera oltre il quale niente può arrivare, non andare oltre, ma neanche arrivarci.
E quindi prende il nome di velocità limite, avete sicuramente sentito questa espressione. La velocità limite nell'universo è C. Non esiste nulla nell'universo che si propaghi, che si sposti, non a una velocità superiore, ma neanche uguale. Tutto ciò che trasporta materia, massa a riposo, non potrà mai viaggiare a quella velocità. Potrà avvicinarci, certo, ma mai raggiungerla. Ok? E qui c'è un grafico che vi mostra l'energia cinetica in funzione di beta, del rapporto della velocità. Ci vedete che questa è in blu c'è la curva classica, un mezzo mv quadro, in rosso c'è la curva relativistica e in C c'è una divergenza. C in termini analitici è un asintoto verticale. Quindi la curva rossa non intersecherà mai questa retta verticale tratteggiata. Mai significa in nessuna situazione. Torniamo alla nostra energia totale relativistica. Siccome l'energia cinetica è quella totale meno quella a riposo, allora l'energia totale sarà quella cinetica più quella a riposo. Ok? E quindi, dov'è questo? E vediamo se recuperiamo la definizione di quantità di moto, m0 gamma id, e troveremo a breve una relazione molto importante che lega energia totale, quantità di moto, ed energia a riposo. Anche qui ci serve un'identità matematica. Se gamma alla seconda, ricordate che gamma, fattore di gamma, è 1 su radice di 1 meno di quadro su c quadro. Se lo elevo al quadrato la radice sparisce. Moltiplico per questo denominatore a destra e a sinistra, tolgo le parentesi e moltiplico a destra e a sinistra per m0 alla seconda e c alla quarta, cioè il quadrato dell'energia a riposo. Ora ottengo a sinistra gamma quadro m0 alla seconda c alla quarta, che è l'energia totale relativistica al quadrato. Poi un meno gamma v quadro su c quadro per m0 al quadrato c alla quarta, questo c alla quarta va via col c alla seconda, e questo è il quadrato di c per la quantità di moto. La quantità di moto è gamma m0 v. Ok? Quindi il suo quadrato è gamma quadro m quadro m0 alla seconda v alla seconda. E questo è uguale all'energia cinetica, l'energia a riposo sempre al quadrato. Posso spostare cp alla seconda a destra e ottengo che l'energia relativistica al quadrato vale cp, velocità della luce, per la quantità di moto dell'oggetto al quadrato, più l'energia a riposo al quadrato. Questo mi ricorda un pochino il teorema di Pitagora. Il quadrato di una grandezza è uguale alla somma di altri due quadrati. Proviamo a raffigurarcelo come se queste grandezze fossero immaginabili come i lati di un triangolo rettangolo, dove ho due cateti che sono uno Cp, velocità della luce per quantità di moto, e l'altro l'energia a riposo. Quindi l'energia relativistica si ottiene semplicemente facendo la radice quadrata della somma di Cp alla seconda più l'energia a riposo alla seconda. Ecco, qui avete l'ipotenusa, questa indicata in giallo, che è l'energia totale relativistica, il cateto orizzontale, che è l'energia a riposo, è 0, e quello verticale, che è c per p. Di conseguenza, per esempio, l'angolo opposto al cateto cp ha un seno che vale cp diviso e. E quindi, facendo cp diviso l'energia totale, ottengo c gamma m0v diviso gamma m0 c quadro, cioè v su c. Quindi il seno di quest'angolo, in questa particolare raffigurazione delle quantità fisiche, è il rapporto di v su c, cioè beta. Ok? Attenzione, che succede se avessi un oggetto con massa a riposo nulla? Beh, se la massa a riposo fosse nulla, sparirebbe il termine è zero e quindi questo cateto, quello verde, si ridurrebbe a un punto, per cui l'angolo alfa degenera in un angolo retto e l'energia E diventa Cp. Ma nello stesso modo,
Se l'angolo alfa diventa un angolo retto, il seno di alfa è 1 e quindi V fratto C diventa 1. È un caso limite, ma è un caso possibile. Cosa significa questo? Significa che se ho un oggetto con massa a riposo nulla, questo oggetto non può non viaggiare alla velocità della luce. Non esiste che ho un oggetto senza massa a riposo fermo, o a c mezzi, o in un regime non relativistico. Da che esiste questa particella, questo ente, non può non viaggiare alla velocità della luce. Quindi, qualsiasi cosa sia priva di massa a riposo ha una velocità che è pari a quella della luce e la sua energia totale relativistica vale la velocità della luce per la quantità di moto P. Quindi, siccome trasporta energia, trasporta anche quantità di moto. Esiste qualcosa di questo tipo? Tutta la radiazione. La luce viaggia alla velocità della luce per definizione. E quindi è priva di massa a riposo. Cosa significa questo? Che non importa quanto veloce io vada, l'abbiamo anche già visto, non troverò mai un sistema di riferimento in cui la luce è ferma. E dal momento stesso in cui ho un qualsiasi processo che produca luce, nel momento stesso in cui la luce esiste, viene prodotta per qualsiasi fenomeno sia, per la sua stessa esistenza, questa viaggia a quella velocità. Non può né andare più veloce né andare più piano. Mentre, all'inverso, tutto ciò che è, chiamiamo materia, è dotato di massa a riposo e per il solo fatto che è dotato di massa a riposo, la sua velocità non potrà mai raggiungere quella della luce. O se volete, al contrario, se ho un corpo a massa a riposo non nulla, posso sempre trovare un sistema di riferimento in cui questo oggetto è fermo, cosa che non posso fare per la luce. Per la luce o per qualsiasi altra radiazione che sia priva di massa a riposo. Allora. Ok? Quindi questo ci permette di classificare il contenuto dell'intero universo in due enormi famiglie. Tutto ciò che è massa, che è materia, quindi è caratterizzato da massa a riposo, e tutto ciò che è senza massa a riposo, che chiamiamo radiazione. Tipicamente la luce. In che ambito troviamo un'applicazione di questo? Beh, uno dei più grossi misteri fino all'inizio del secolo scorso era come facevano a vivere le stelle. Che cosa le mantiene in vita? Sono stati proposti diversi meccanismi, per esempio la contrazione gravitazionale. Una stella vive perché la forza gravitazionale la schiaccia, la comprime, questa si scalda e emette luce. È un meccanismo possibile. Un astro che viva per questo meccanismo vive qualche migliaio di anni, non più. Ora, siccome abbiamo prove geologiche che la Terra esiste da 5 miliardi di anni, il Sole non può essere più giovane della Terra. È sicuramente più vecchio, quindi quel meccanismo non è possibile, non funziona. Oppure potrebbe convertire l'energia da termica a radiante, a luminosa. Lì arriviamo sui centinaia di migliaia di anni, non di più. Quale meccanismo può tenere in vita un astro per miliardi di anni? Beh, un dato semplice da ricavare è si chiama costante solare, è la quantità di energia che arriva dal Sole sulla Terra per unità di superficie, per unità di tempo. Quindi sulla Terra, a 150 milioni di chilometri di distanza dal Sole, arriva in ogni secondo, su ogni metro quadro, una quantità di circa 1300 joule.
in base al fatto che il Sole irradia energia in tutte le direzioni, non solo verso la Terra, quindi l'energia si distribuisce omogeneamente su una superficie sferica, e in base alla distanza tra noi e il Sole, possiamo calcolare qual è l'energia emessa dal Sole in un anno, quindi quanta energia esce dalla superficie solare nell'arco di un anno. Basta moltiplicare per la superficie che ha raggio uguale. La sfera che ha cioè la superficie della sfera che ha centro nel Sole, raggio uguale alla distanza Terra-Sole, per la durata di un anno. E otteniamo che, scusate, l'energia irradiata dal Sole in un anno è 1,16 in 10 alla 34 joule. Qui vi metto i dati della durata dell'anno e del raggio Terra-Sole. Ma se perde energia, perde anche massa, perché abbiamo appena visto che la massa è equivalente all'energia. Quindi il Sole per irradiare deve diminuire la sua massa. Non c'è altra speranza. E quanta massa perde? Beh, in un anno, dall'equivalenza massa-energia, basta dividere per C quadro, perde circa 1,3 per 10 alla 17 kg in un anno. Beh, e quanto tempo può andare avanti? Beh, dipende dalla massa attuale, dal tasso di perdita di massa che abbiamo appena calcolato. Possiamo stimare che se il procedimento è questo, allora vivrà per circa 1,4 in 10 alla 13 anni. Qual è il meccanismo che consente di convertire massa in energia? Questo dato lo aggiustiamo, eh. È la fusione nucleare. Al centro del Sole c'è una temperatura che si aggira tra i 10 e i 15 milioni di gradi. Con le particelle che si muovono a quella velocità hanno un'energia cinetica tale che protoni, che hanno normalmente cariche uguali, quindi si respingono, hanno un'energia cinetica tale che possono fondersi. Arrivano a toccarsi e a fondersi per produrre nuclei più pesanti. E c'è quella catena che si chiama protone-protone, per cui quattro atomi di idrogeno vengono fusi a formare un atomo di elio. E siccome la massa totale, la massa a riposo totale dell'atomo di elio è più piccola di quattro volte la massa di un atomo di idrogeno, la differenza di massa viene convertita in energia tramite questo processo che è la fusione nucleare, appunto. Prendo atomi piccolini e formo un atomo più grande. Però il risultato è più piccolo di quello da cui sono partito, in termini di massa a riposo. La differenza viene convertita in luce. Ed è questo che fa brillare il Sole e tutte le stelle, la fusione nucleare. Okay? Però viene convertita solo la differenza, quindi il processo di fusione nucleare non è efficiente al 100%, non è che i quattro atomi di idrogeno spariscono per diventare solo energia. Dall'atomo di elio ne avanza solo un poco, l'efficienza è circa del 7 per 1000, cioè 7 parti ogni 1000 viene convertita in energia. Punto primo. Inoltre, nel Sole non tutto il Sole partecipa alla fusione, ma solo il nocciolo centrale, il motore del Sole sta nel centro, che è una piccola regione al centro del Sole dove ci sono le condizioni adatte. Tutto il resto, la parte che vedete qua sotto, questo in verdolino, è il nucleo, poi c'è una parte radiativa che serve per trasportare l'energia dall'interno del Sole all'esterno. Fate conto che un fotone, una quantità di energia prodotta al centro, per uscire dal Sole ci mette diverse centinaia di migliaia di anni. Tenendo conto di questo, cioè dell'efficienza del processo e della zona in cui questo avviene, si stima che l'età del Sole vale circa 10 miliardi di anni, 10 alla 10 anni. Quindi una stella di questo tipo, sfruttando la fusione nucleare, riesce a vivere altri, già 5 miliardi di anni li ha già vissuti, perché la Terra a quell'età, altri 5 miliardi di anni presumibilmente. Ok?
Stelle invece più massicce hanno un'efficienza energetica maggiore, quindi consumano più rapidamente la loro energia, quindi vivono di meno. Possono vivere anche 1.000 volte meno del Sole. Mentre quelle più piccoline hanno sfruttamento energetico più a rilento, vivono molto di più. Questo ci suggerisce qualcosa. È da una sfida tecnologica che va avanti da molto tempo, quella di dire perché non lo facciamo anche noi? Perché non sfruttiamo questo processo che produce energia pulita? Perché? Perché l'atomo di elio è un atomo che non è dannoso, è inerte, non fa niente di male. Quindi il processo di fusione nucleare produce energia, okay, in modo abbastanza efficiente, ma soprattutto pulito, non dà scorie. Qua c'è il processo inverso, che invece usiamo nelle centrali nucleari, è quello di fissione, cioè esistono atomi talmente massicci che sono instabili, come l'uranio. E lì la fissione di quegli atomi produce energia, cioè avviene il processo inverso. Per la fusione ottengo energia mettendo insieme atomi piccoli. Okay? Ma nella fusione invece ottengo energia rompendo atomi grandi, che sono quelli instabili. Qual è il problema? Il problema è che la fissione, cioè la rottura di nuclei pesanti, produce particelle che rendono radioattive tutti i processi secondari e tutte le sostanze che stanno a contatto con questo materiale. Per cui la fissione produce scorie radioattive, che rimangono radioattive per centinaia di migliaia di anni. Per cui c'è il problema dello stoccaggio delle scorie, cosa che invece nella fusione non c'è. Allora perché non facciamo la fusione subito? Perché c'è un problema, detto il problema del confinamento. Qui avete un prototipo, un modellino di un esperimento che va avanti da diverso tempo, in cui un plasma di materiale che riesce a produrre energia per fusione viene confinato all'interno di questa zona che vedete in rosa qua al centro. Il problema è che di dover mantenere per un tempo sufficientemente lungo un plasma alla temperatura di 15 milioni di gradi. È chiaro che non può essere toccato da niente. E il processo si è verificato, è stato prodotto da un esperimento che è l'ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, però ha un tempo, riesce a essere produttivo per circa un migliaio di secondi. Di più non si riesce. E per produrre questo si spende quasi tanta energia quanto se ne ricava. Quindi non è un processo efficiente dal punto di vista terrestre. Il Sole non ha problemi, tanto il Sole è una stella isolata nello spazio perché non viene a contatto con niente, non ha problemi di confinamento. Per confinare il plasma si usa un campo magnetico variabile, dove c'è l'effetto famoso che è il moto dell'elicoidale, se il campo diventa più intenso fa da specchio perché le particelle tornano indietro, si rimbalzano. Ma per produrre questo campo serve un'energia molto elevata. Quindi il processo è sotto studio, però promette bene, insomma. Una volta che riusciamo a realizzare una centrale a fusione, i problemi energetici del paese del pianeta sono risolti. Vi avete sicuramente sentito diverso tempo fa che era uscita la notizia che è stata trovata la fusione fredda. Perché fredda? Perché il problema è la temperatura. Realizzare la fusione ho bisogno, ripeto, che il plasma sia almeno a 10-15 milioni di gradi. Se riuscissi a realizzarla in condizioni di gas più freddo, sarebbe molto più facilmente gestibile e con maggiore resa dal punto di vista dell'energia che ne ottengo. Ma in realtà non ha funzionato, non era corretto. Okay? Quindi se riusciamo a imparare dal sole, ne guadagneremo parecchio. Quanto tempo ci rimane? Boh, vediamo se riesco ad andare velocemente. Un'ultima considerazione in termini di seconda legge della dinamica. Qui andrò più veloce sui calcoli, mi concentro sui risultati perché abbiamo poco tempo. Immaginate di avere una particella, F, questa qui, di massa a riposo non nulla, attenzione, sottoposta a una forza costante. Quale sarà l'effetto di questa forza?
Immaginiamo di avere solo un problema unidimensionale, cioè la nostra particella si muove lungo l'asse delle x e basta. Applichiamo la definizione di forza come derivata della quantità di moto, quindi se la forza è costante posso integrare molto facilmente e avere la quantità di moto. Se parte da fermo la quantità di moto iniziale è 0, per cui la quantità di moto al tempo t sarà forza per tempo, nessun problema. F, ripeto, è costante, integrando in t ottengo forza per tempo. Ma la quantità di moto è m relativistica, quindi m0 gamma v per t è uguale a ft. Quindi, dividendo per la massa, ho gamma v per v è uguale a f su m0 t con f costante. Questo vale solo se f è costante, attenzione. Posso fare dei manipolamenti algebrici in modo tale da ricavare da questa espressione la velocità e ottengo questa espressione. La velocità in funzione del tempo è c diviso la radice quadrata di m0 c, cioè tra fratto ft, tutta la seconda più 1. E questo ovviamente è più piccolo di c, perché ho sotto al denominatore un numero più grande di 1, dato che sommo a 1 un numero positivo. Se lascio agire questa forza un tempo infinitamente lungo, v infinito approssima tende a c, ma mi serve un tempo infinitamente lungo. Ok? Quindi nessuna azione in tempo finito, cioè la vita intera dell'universo non mi basta, non mi bastano 13 miliardi di anni. Ecco un altro modo di dire, qualunque forza agisca sulla particella non riuscirà mai a portarla alla velocità della luce. Ma attenzione, se la velocità limite è c, che è una velocità costante, che ne è dell'accelerazione? Beh, anche in questo caso è abbastanza semplice rispondere, si può dimostrare che la forza, questo in generale, è esprimibile se siamo in un problema unidimensionale come gamma alla terza m0 per l'accelerazione. Ecco, questo se volete è la versione relativistica di F uguale a m per a. Ma è abbastanza semplice qui rielaborare il tutto e dimostrare che asintoticamente l'azione di una forza costante conduce a un'accelerazione nulla. Molto diversamente da quello che succede in ambito classico, dove una forza costante produce un'accelerazione costante. Qui asintoticamente l'accelerazione sarà zero. Perché? Perché ho una velocità limite. Se arriva a una velocità limite costante, è chiaro che l'accelerazione va a zero. E quindi asintoticamente l'accelerazione diventa un infinitesimo, cioè si annulla. Bene. Abbiamo fatto al pelo della campanella, siamo riusciti a concludere. Ci sono domande?